Benvenuti nella Stazione Spaziale di Cosmos. In questa puntata di Cosmos News parleremo della missione Dragonfly della NASA, che prevede di mandare un drone su Titano, luna di Saturno. Questa luna presenta dei fiumi, laghi e mari simili a quelli terrestri, ma allo stesso tempo molto diversi. Infatti queste superfici liquide non sono formate da acqua, ma bensì etano e metano, lo stesso gas che utilizziamo per fini domestici. Questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Il programma New Frontiers della NASA prevede missioni di esplorazione del Sistema Solare con costi medi, al di sotto del miliardo di dollari. Dragonfly sarà la quarta missione dopo New Horizons, Juno e Osiris Rex. Titano è la luna più grande di Saturno, addirittura più grande di Mercurio. L'atmosfera è 4 volte più densa di quella terrestre, mentre la sua gravità è circa un settimo di quella presente sulla Terra. Questo ha convinto gli scienziati a utilizzare un velivolo per esplorare Titano anziché un rover. Gli ingegneri potranno installare su Dragonfly diversi strumenti, considerando che le 8 eliche avranno un'ottima portanza e dovranno sollevare un peso relativamente leggero per via della bassa gravità. Un giorno su Titano dura 16 giorni terrestri, quindi ci sono 8 giorni di luce e 8 giorni di buio. Durante gli 8 giorni di luce, il quadricottero Dragonfly effettuerà analisi sia in volo che a terra. Volerà per decine di chilometri coprendo vaste aree, fornendo immagini sulla geologia della superficie e misurerà variazioni dell'atmosfera. Dall'alto potrà avere un'ottima panoramica sui siti di interesse e su quale area è possibile atterrare. Quando invece si trova sulla superficie, Dragonfly userà il suo trapano per prelevare dei campioni di materiale ed analizzarli tramite un piccolo laboratorio chimico al suo interno. Attraverso uno spettrometro di massa sarà possibile sapere quali componenti chimici sono presenti sulla superficie e se ci sono molecole prebiotiche, cioè molecole dalle quali può nascere la vita. Dopo che si è conclusa l'analisi chimica, il quadricottero potrà decidere se prelevare nuovi campioni da quel sito o volare su un'area diversa per analizzarla. Inoltre sarà in grado di rilevare la struttura del sottosuolo e analizzare l'acqua ghiacciata al di sotto della superficie. Mentre orbita attorno a Saturno, Titano dista circa 1,4 miliardi di chilometri dal Sole, circa 10 volte più lontano della Terra. Quindi la temperatura della superficie è di meno 179 gradi Celsius. I raggi del Sole fanno fatica ad attraversare la densa atmosfera di Titano, di conseguenza non si utilizzeranno dei pannelli solari per produrre elettricità, ma un generatore nucleare a radioisotopi, che è lo stesso utilizzato dal rover Curiosity su Marte. Il decadimento radioattivo genera calore e questo viene convertito in elettricità. È stata scelta Titano per le numerose informazioni che si sono ottenute grazie agli oltre 100 sorvoli della sonda Cassini, che ha mappato gran parte della superficie e ha studiato dettagliatamente l'atmosfera. Dalla sonda Cassini si è separata la sonda Huygens, che ha toccato la superficie nel 2005 scattando numerose immagini del suolo di Titano. La nota dolente di questa missione, se vogliamo dire così, è che verrà lanciata nel 2026 e arriverà nel 2034. La missione è stata progettata per durare quasi 3 anni, ma non si esclude che possa durare anche di più. Il quadricottero si sposterà tra le dune di sabbia e raggiungerà infine un cratere da impatto di 80 km di diametro. Qui un tempo esistevano acqua liquida e materiali organici ideali per la formazione della vita. Dragonfly è una missione molto interessante che potrà farci capire come la vita potrebbe essere nata sul nostro pianeta. Infatti le molecole e i processi chimici prebiotici su Titano potrebbero essere gli stessi che si sono sviluppati sulla Terra primordiale. Gli strumenti saranno in grado di rilevare tracce di vita passata o eventuale vita presente ancora ad oggi. Se volete seguire le prossime puntate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che vi avvisa quando sarà uscito un nuovo video. Questo è tutto, grazie per aver seguito.